Allora, benvenuti al settimo incontro dei dialoghi aperti sulla storia della filosofia, seconda edizione, e praticamente oggi siamo arrivati appunto all'incontro a proposito di Aristotele. Ecco, siamo arrivati all'incontro su Aristotele e quindi praticamente continuando la nostra operazione di traduzione, diciamo, dal linguaggio della filosofia moderna a quello della filosofia antica, vediamo che praticamente ad Aristotele corrisponde in qualche modo il pragmatismo americano. Ecco, questo ora vedremo anche i motivi di questo parallelismo. Abbiamo visto l'importanza che, nello scorso incontro, abbiamo visto l'importanza che Platone ha dato alle idee. Vedremo in qualche modo come per Aristotele le idee, in qualche modo, sebbene praticamente Aristotele abbia condotto appunto una polemica molto vasta contro la teoria delle idee, diciamo che vedremo come le idee si trasformano nella filosofia di Aristotele, in qualche modo in delle funzioni, in qualche modo analizzeremo questo aspetto. E praticamente però, prima di cominciare, ripercorriamo un attimo le tappe precedenti e poi, siccome praticamente questo è il penultimo incontro, vedremo anche di tirare un attimo le fila di quelle che sono, diciamo, tra virgolette, le opposizioni fondamentali tra i vari indirizzi. Quindi diciamo che appunto, quindi, nel primo incontro abbiamo trattato di Pitagora e quindi dell'importanza della geometria, che poi si sarebbe trasformata nel susseguito del tempo in aritmetica e logica. Nel secondo incontro abbiamo parlato appunto di Protagora e dei sofisti, quindi del ruolo del linguaggio e dell'esperienza. Nel terzo incontro praticamente abbiamo affrontato colui che è stato, diciamo, il precursore, in qualche modo l'inventore della corrente realista, ovvero Parmenide. Nel quarto incontro abbiamo visto l'evoluzione del tempo e quindi della presa di coscienza del divenire, appunto, con Eraclito. Nel quinto incontro con Epicuro e l'epicureismo abbiamo visto l'evoluzione degli stati psichici, più che altro il piacere dolore nella considerazione filosofica. E poi praticamente nell'incontro scorso abbiamo visto appunto l'interesse per la comunità, la politica e la giustizia di Platone. Allora, possiamo vedere praticamente nella colonna a sinistra, abbiamo visto che quello che è stata l'opposizione fondamentale è stata quella praticamente tra il realismo di Parmenide, che è una concezione che in qualche modo, sempre per capire, nega l'esistenza del tempo. Se diciamo vediamo tantissime testimonianze da parte del realismo, cioè l'interesse di tanti realisti e di tanti fisici è quella di dimostrare che il tempo non esiste, e di questa testimonianza abbiamo appunto alcune lettere dello stesso Albert Einstein, abbiamo addirittura praticamente l'impostazione dell'antropologo Lévi-Strauss, che voleva praticamente ridurre appunto il ruolo del tempo e del progresso. E quindi l'opposizione tra il divenire dei realisti da una parte, cioè l'essere dei realisti da una parte, e il divenire della scuola d'Eraclito. Quindi Eraclito sosteneva sostanzialmente invece che tutto scorre, nulla è, perché fondamentalmente tutto scorre. Quindi in qualche modo, dall'altra parte, Eraclito voleva quasi negare l'esistenza dello spazio. Ecco che questa è l'opposizione più importante che vediamo nella colonna, diciamo, alla vostra sinistra.
diciamo, in secondo piano c'è l'opposizione tra una cultura per pochi, iniziati, teorizzata appunto da Pitagora, e dall'altra parte invece i sofisti che mettevano la conoscenza praticamente al servizio di chi fosse disponibile a retribuirla. Quindi veramente nello sfondo uno scontro invece tra una cultura privata e una cultura in qualche modo pubblica o in qualche modo oggetto di scambio. Quindi ovviamente questi sono gli scontri principali della colonna di sinistra. Mentre per quanto riguarda la colonna di destra, lo scontro principale sarà quello appunto tra Platone e Aristotele, appunto di cui parleremo in questo incontro, perché Platone mette al centro i valori morali e l'etica, quindi in qualche modo abbiamo visto la stessa teoria della conoscenza di Platone è molto soggetta alle aspirazioni etiche e morali, mentre Aristotele, lo vedremo, metterà al centro la teoria della conoscenza. Quindi per Aristotele sarà importante appunto l'aspetto teoretico, cioè appunto legato alla conoscenza stessa, prescindendo dagli aspetti morali. Sullo sfondo di questo scontro, che è quello principale, abbiamo ovviamente scontro tra virgolette, abbiamo praticamente l'opposizione tra Epicuro e l'epicureismo da una parte, che hanno sospinto il discorso, diciamo, sugli stati psichici, quindi in qualche modo precedendo quello che sarebbe stato il discorso sull'inconscio, e praticamente vedremo appunto il neoplatonismo e Sant'Agostino metteranno invece l'accento su quella che diverrà poi l'ente che sarà oggetto di studi da parte delle più moderne spiritualismo e fenomenologia, ovvero la coscienza. Quindi ecco, questi sono diciamo gli scontri dialettici principali che hanno coinvolto gli autori di cui stiamo trattando. Quindi, fatta questa premessa, veniamo a considerare allora il protagonista di questo incontro. Ecco, che appunto il protagonista di questo incontro, abbiamo detto, è Aristotele, che vediamo appunto le date, siamo nel 384-383 circa, la nascita, anticristo ovviamente, e praticamente la morte a Calcide nel 322 a.C., quindi praticamente una sessantina d'anni, però praticamente vissuti in modo molto prolifico, molto intenso. E quindi praticamente entrò nella scuola di Platone molto giovane, quando aveva, diciamo, per l'epoca forse no, insomma, aveva 17 anni, rimanendovi per 20 anni, e cioè appunto fino alla morte di Platone nel 384-347 a.C. Quindi ci sono state varie, da parte degli studiosi, alcuni hanno insistito sulle critiche, sulle aspre critiche che Aristotele avrebbe mosso a Platone, ma diciamo Platone stesso pare abbia affermato che Aristotele l'ha calpestato praticamente come i puledri calpestano la madre alla nascita. Questo praticamente secondo lo storico Diogene Laerzio. Quindi diciamo che secondo le testimonianze l'atteggiamento di Aristotele verso il maestro Platone fu quello della fedeltà e del rispetto. Più pur appunto nella più risoluta indipendenza intellettuale, vedremo quali saranno le critiche che Aristotele muoverà a Platone. Quindi, in qualche modo, alla morte di Platone, Aristotele lasciò l'Accademia per non farvi più ritorno, e a succedere al maestro, anche perché appunto a succedere al maestro era stato nominato da Platone lo stesso, Platone stesso dai suoi discepoli, Speusippo, che avrebbe impresso all'Accademia un orientamento che Aristotele non poteva approvare. Quindi
accompagnato da Senocrate, che poi in futuro sarebbe diventato direttore lui stesso, questo Senocrate dell'Accademia, che era la scuola fondata appunto da Platone, si recò adesso in Turchia, una Turchia nord-occidentale, dove appunto, secondo le testimonianze dello stesso Platone, alcuni scolari avevano fondato una comunità. Abbiamo visto che le comunità nel mondo greco erano molto frequenti. Quindi abbiamo notizia di questa comunità già dalla lettera sesta, abbiamo visto l'importanza delle lettere di Platone. Quindi qui ad Asso probabilmente Aristotele tenne il suo primo insegnamento autonomo e è importante perché proprio nella casa dei discendenti di uno dei suoi seguaci sono stati ritrovati, praticamente secondo il geografo storico Strabone, i manoscritti delle opere esoteriche di Aristotele destinate solo ai suoi seguaci. Ovviamente anche qui, come per gli altri autori, troviamo una parte destinata all'insegnamento per gli adepti più stretti e una parte invece destinata al grande pubblico. Quindi, in questo periodo della sua attività, in cui si sposò con la moglie Pizia, Aristotele cominciò a distaccarsi dalla dottrina del maestro. Una curiosità può essere appunto il fatto che il nome Pizia, che si lega praticamente alla prima parte, si lega praticamente al prefisso che di solito nella lingua italiana sta davanti alla parola pitone, si lega l'altra parte alla questione simbolica che c'è nell'esoterismo della figura del serpente, perché Pizia era il nome che anche i greci davano alla moglie, alla sacerdotessa che era moglie di Apollo. E quindi in qualche modo noi abbiamo visto che abbiamo trovato questo prefisso nel nome di uno degli autori trattati, cioè Pitagora stesso aveva questo prefisso. Ovviamente ora esula da questa trattazione, ma il simbolo del serpente è legato a quello della medicina. Infatti troviamo appunto il simbolo del serpente, per esempio, per indicare le nostre farmacie. Questo perché pare che appunto il simbolo del serpente fosse legato appunto al meccanismo della riproduzione, e quindi non si trattava solo, come riduttivamente è stato detto nelle trattazioni bibliche, del serpente tentatore del giardino dell'Eden, ma c'era in realtà molto di più. Quindi, vediamo allora praticamente quali erano appunto, in questa piantina vediamo il luogo di nascita e il luogo di morte, cioè appunto Stagira, che si trovava nella Macedonia all'epoca, attualmente però quantomeno mi risulta che sia territorio della Grecia, quindi la Macedonia di allora era un po' più vasta della Macedonia di adesso, e praticamente morì invece a Calcide, dove si era ritirato perché, come vedremo, aveva una tenuta privata. Siamo sempre comunque a nord di Atene. Qui vediamo praticamente un'immagine di Aristotele, ma qui è venuto forse un po' più, metterà un po' più in magro, qui un po' più in carne, comunque dovrebbe essere abbastanza verosimile perché, come dicevamo, le statue da Socrate in poi sono abbastanza fedeli, quindi dovrebbe essere abbastanza verosimile. Ecco, appunto, si dice spesso chi siano stati gli allievi di un professore, quindi si dice di un noto politico che abbia studiato presso un noto professore,
In questo caso, praticamente, tra gli allievi di Aristotele c'era ovviamente Alessandro Magno. Quindi, ovviamente, questo non può che, diciamo che probabilmente Aristotele ha avuto fortuna, in quanto praticamente se si pensa che tra gli allievi di Seneca, che è un filosofo invece stoico, barra eclettico del periodo romano, aveva avuto come allievo Nerone, quindi sicuramente probabilmente c'era stata anche un po' di fortuna in questa circostanza. Comunque nel 342 a.C. Aristotele fu chiamato da Filippo II, re di Macedonia, a Pella, nella Macedonia inferiore, per assumere appunto l'educazione di Alessandro Magno. Quindi nell'opera di conquista e unificazione di tutto il mondo greco, alla quale Aristotele preparò Alessandro, c'è probabilmente la convinzione aristotelica della superiorità della cultura greca e della sua possibilità di dominare il mondo. Il, diciamo, distacco tra Alessandro e Aristotele ci fu quando praticamente il re, estendendo i suoi disegni di conquista, pensò all'unificazione dei popoli orientali, ma non adottando la forma della democrazia, ma adottando le forme orientali della sovranità. Quindi probabilmente Aristotele pensava alle guerre di conquista perpetrate da Atene, in cui Atene aveva sostanzialmente esportato, diremmo oggi, esportato democrazia, soprattutto durante la guerra del Peloponneso. Quindi probabilmente Aristotele pensava si dovesse continuare a, virgolettato, esportare democrazia. Ovviamente l'esportazione della democrazia non è, diciamo, il massimo che si possa avere, in quanto democrazia implica appunto la libertà, ma se la libertà, se la libertà uno se la dà da sé è un conto, ma se gliela porta un altro è già un po' meno libertà. Quindi, insomma, questo discorso di esportare la democrazia era, diciamo, quantomeno oggetto di discussione. Però questa, diciamo, era probabilmente l'idea di Aristotele. Quindi, nel 335-334, quando Alessandro salì al trono, Aristotele tornò ad Atene, ormai famoso, dopo 13 anni di assenza. E l'amicizia col potentissimo re lo mise a sua disposizione dei mezzi di ricerca eccezionali per quell'epoca e fondò allora la sua scuola, il liceo, che comprendeva un edificio, il giardino, la passeggiata o peripato da cui avrebbero preso il nome alcuni dei suoi seguaci detti appunto i peripatetici. Ovviamente siamo di fronte a qualcosa di molto diverso a quello che abbiamo visto quando abbiamo parlato di Socrate, che in qualche modo viaggiava in lungo e in largo per la città di Atene senza avere un luogo preciso di insegnamento, cioè il luogo di insegnamento di Socrate era tutta la città. Qui con Platone, che fonda appunto l'Accademia, cominciano a formarsi delle scuole molto più istituzionali, dove abbiamo addirittura un ordinamento dello spazio e successivamente vedremo anche un ordinamento del tempo, perché praticamente la giornata era scandita in orari ben precisi. Quindi queste scuole, sempre per fare un paragone per capire, avevano le sembianze in qualche modo di monasteri, cioè avrebbero la sembianza di quello che oggi si pensa quando si pensa a un monastero, appunto, dove ci sono vari locali destinati appunto a precise occupazioni. Quindi, diciamo, il liceo e la fuga da Atene, cioè vale a dire che appunto stavamo dicendo come l'Accademia Platonica, il liceo realizzava una comunanza di vita in cui l'ordine delle lezioni era saldamente stabilito. Quindi
La mattinata era dedicata ai corsi più difficili di argomento filosofico, il pomeriggio invece si tenevano lezioni di retorica e di dialettica aperte a un pubblico più vasto. Quindi nel 323 avanti Cristo, quando Alessandro morì, l'insurrezione del Partito Nazionalista contro i partigiani del re mise in pericolo Aristotele. Ovviamente sappiamo che la parabola di Alessandro Magno durò molto poco, e quindi appunto alla morte di Alessandro, Aristotele dovette difendersi appunto dagli attacchi dei partigiani del Partito Nazionalista. Quindi praticamente diciamo nelle sue stesse parole, per evitare che gli ateniesi commettessero un secondo crimine contro la filosofia, ovvero ovviamente si riferiva al primo crimine che era stato commesso contro Socrate, Aristotele lasciò Atene fuggendo a calci nell'Eubea, che abbiamo visto praticamente è comunque a nord di Atene, dove aveva una proprietà ereditata da sua madre e quindi praticamente una malattia di stomaco pose termine alla sua vita a 63 anni, abbiamo detto, nel 222-21 a.C. E nel testamento sono ricordati la figlia Pizia, che era lo stesso nome della prima moglie, la seconda compagna Elpidide e il figlio Nicomaco, tant'è che la sua etica sarebbe stata l'etica nicomachea, cioè praticamente l'etica a Nicomaco, cioè sarà appunto la trattazione dell'etica di Aristotele dedicata direttamente al figlio della seconda compagna. È importante dire praticamente che in questa sede non avremo la possibilità di affrontare ambiti specifici, ma tratteremo principalmente della parte, diciamo, metafisica e ontologica del discorso di Aristotele, quindi non potremo affrontare direttamente la parte etica, così come molta parte della parte fisica, per motivi ovviamente di tempo. Quindi arriviamo ad affrontare la prima distinzione fondamentale, cioè quella tra gli scritti esoterici e i dialoghi esoterici, cioè va a dire appunto che la questione di come Aristotele ci sia pervenuto è ovviamente una questione anche qui molto rocambolesca. In quanto le opere che ci sono pervenute comprendono i soli scritti che Aristotele aveva composto per l'insegnamento. Ma oltre agli scritti esoterici, appunto quelli che ci sono pervenuti, Aristotele compose anche dei dialoghi esoterici destinati al grande pubblico. Quindi praticamente abbiamo visto nella nostra trattazione che degli autori che abbiamo preso in considerazione in questa serie di incontri, pochissimi fanno ricorso al trattato direttamente, forse solamente, se non erro, solamente Sant'Agostino. Proprio perché lo stesso Parmenide, per esempio, aveva scritto un poema sulla natura, cioè quindi o si scrivevano poemi o si scrivevano dialoghi, questi scritti di Aristotele erano sostanzialmente degli appunti, riordinati insieme a appunti presi dagli studenti, e praticamente fu colui che insomma, si occupò della riordinazione e pubblicazione fu un filosofo del primo secolo avanti Cristo, che fu Andronico di Rodi. Quindi noi praticamente conosciamo Aristotele tramite questa riordinazione degli scritti destinati, appunti destinati all'insegnamento e appunti riordinati insieme a appunti degli studenti. Quindi praticamente quello che ci è pervenuto è molto, cioè, molto opinabile anche questo discorso, perché la questione che ci sia pervenuto in quest'ordine sistematico non era originale, perché Aristotele per il pubblico aveva scritto dei dialoghi sul modello platonico.
Quindi appunto per molto tempo Aristotele fu conosciuto solo attraverso i dialoghi destinati al grande pubblico e praticamente solo dopo la pubblicazione degli scritti esoterici, gli dialoghi furono sempre più oscurati da trattati scolastici. Cioè, vale a dire che con l'avanzata della pubblicazione dei trattati, i dialoghi sono andati sempre più praticamente oscurandosi. E i frammenti che possediamo di tali dialoghi ci mostrano Aristotele che aderì inizialmente al pensiero platonico per poi distaccarsene, modificandolo sostanzialmente. Quindi, ovviamente, è chiaro che Aristotele era partito dalle dottrine di Platone per poi modificarle sostanzialmente. E una cosa importante è che Aristotele ha trasformato la natura stessa dei suoi interessi spirituali passando da problemi filosofici più generali ai problemi specifici, scientifici particolari. Allora, qui praticamente vedremo appunto anche come si costituisce la filosofia per Aristotele, perché se da una parte si costituisce in opposizione ai saperi particolari, da quell'altra deve anche avere il compito di riordinarli, quindi costituire in qualche modo un epicentro di riorganizzazione dei vari saperi specifici. Ecco che appunto l'opera che ha tenuto il campo fino alla famosa appunto pubblicazione di Andronico di Rodi è stato appunto il Dialogo sulla filosofia, che è praticamente uno dei primi, se non il primo dialogo che Aristotele aveva proposto. In questo dialogo segna il distacco di Aristotele dal platonismo e quindi praticamente si pensa che la composizione dell'opera risalga appunto, l'epoca in cui è stata ritrovata, alla permanenza di Aristotele ad Assos. Quindi, in questo primo libro di questo dialogo sulla filosofia, Aristotele trattò dello sviluppo storico della filosofia, ma analogamente a quanto fece successivamente nel primo libro della Metafisica, iniziando qui dalla Sapienza orientale e dai sette savi, anziché da Talete, come avrebbe fatto poi nella Metafisica, quindi non so se abbiamo saltato appunto gli incontri precedenti, riconoscendo in Platone il cordine di tutta l'evoluzione filosofica. Qui lo stesso Aristotele, che appunto aveva a disposizione dei mezzi molto importanti per l'epoca, in questo dialogo sulla filosofia troviamo una teoria che è stata portata con forza da molti studiosi, e cioè che i filosofi greci, più che elaborare di nuovo le conoscenze, abbiamo visto appunto i numerosi viaggi di iniziazione che avevano compiuto in Oriente, quindi la sensazione che si ha vedendo questo scenario è che le conoscenze che i filosofi greci trattavano le avevano derivate dall'Oriente e sistematizzate, cioè vale a dire che in Oriente, cioè intendo dire in Sumeria, a Babilonia, nell'Antico Egitto, queste conoscenze in qualche modo circolavano. La sensazione è che i filosofi occidentali le abbiano sistematizzate, cioè le abbiano compiute in un sistema, così come d'altra parte aveva fatto Pitagora quando aveva sistematizzato le conoscenze relative alle serie dei numeri legati appunto al teorema di Pitagora, serie significanti, le aveva organizzate sistematicamente nel teorema di Pitagora. Ora, questo è, diciamo, se vogliamo fare un paragone con quanto è successo nella storia della scienza occidentale e quanto è successo praticamente, ovviamente con tutti i limiti che questo paragone può portare,
nel passaggio da Galileo a Newton, perché sappiamo che Galileo, che non aveva una cattedra di fisica, aveva semplicemente una cattedra di matematica all'Università di Padova. Allora, Galileo ha fatto molte scoperte, ma per avere un sistema che comprenda sia le scoperte di Galileo sia quelle che ha fatto Newton stesso, cioè per avere la fisica moderna, non basta Galileo, ci vuole appunto Newton, cioè nel senso che fino a Galileo la fisica moderna, che era chiamata appunto filosofia naturale, non c'era. Per avere la fisica moderna bisognava praticamente aspettare Newton. Qualcosa di simile, con tutti i limiti che questo paragone può creare, è avvenuto tra le sapienze, i saperi delle civiltà arcaiche dell'Oriente e quello che praticamente è stato fatto dai filosofi greci, che praticamente hanno sistematizzato gran parte di queste conoscenze. E questo appunto ce lo attesta appunto Aristotele nel dialogo sulla filosofia. Mentre nel secondo libro veniva criticata la dottrina delle idee di Platone, appunto, e sia due autori neoplatonici, appunto, come Plutarco, vediamo le date, siamo già nel 45 d.C., e proprio appunto addirittura qui quasi al crollo dell'impero romano. Da questi due autori sappiamo che appunto Aristotele impugnò l'intera teoria delle idee, dichiarando di non poterla seguire anche a costo di sembrare a qualcuno troppo critico. Vediamo quindi che l'ossessione di Aristotele sarà quella di dichiarare in qualche modo l'inesistenza delle idee, così come Platone le ha concepite, cioè questa teoria delle idee Aristotele non sembrava ovviamente possibile. Quindi, proprio perché vedremo, mentre si diceva la filosofia di Platone è una filosofia verticale, principalmente verticale, Aristotele tenderà a mettere sul piano orizzontale le concezioni, sul piano più orizzontale, più legato alla terra, alla sensazione, alle esperienze, le concezioni platoniche. Quindi nel terzo libro Aristotele ha dato la sua costruzione cosmologica concependo la divinità come un motore immobile che dirige il mondo come causa finale, ispirante alle cose e il desiderio della sua perfezione. Ovviamente qui troviamo praticamente la formulazione famosissima del motore immobile, che praticamente secondo Aristotele era quel primo motore che muoveva il primo cielo, e quindi venivano praticamente, c'era in questo sistema un cielo per ogni pianeta, e quindi però doveva avere una causa necessaria che doveva essere appunto questo motore immobile. Da questa concezione del motore immobile sarebbe sorta, come è noto, la concezione cristiana di Dio, cioè il Dio praticamente ormai sappiamo, il Dio dei cristiani, non essendo derivato in realtà direttamente dalla Bibbia, è derivato praticamente, cioè quantomeno dal Vecchio Testamento, dal Primo Testamento, è derivato praticamente dalle concezioni platoniche, aristoteliche. Cioè, il fatto è questo, che molte persone che mi hanno fatto molte rimostranze quando gli ho detto che teniamo una serie di incontri sulla storia della filosofia, tra cui alcune persone, insomma, so che sono cristiani, convinti, eccetera, eccetera. Io qui vorrei dire una cosa molto importante. Senza Platone e Aristotele, e
il nostro cristianesimo, cioè questo cristianesimo che noi conosciamo bene, non si può avere. Cioè, senza Platone e Aristotele si può avere forse un altro cristianesimo che forse è un messianismo, ma senza Platone e Aristotele il cristianesimo non ce n'è. Cioè, io questo almeno ecco, perché siccome ho detto negli incontri precedenti che ci sono molte diversità tra il pensiero cristiano e il pensiero greco, non vorrei però che passasse il messaggio che il cristianesimo nasce dal nulla, cioè il cristianesimo nasce anche con una forte influenza delle filosofie di Platone e di Aristotele. Quindi questo è quello che è accaduto. Tra l'altro, una delle figure fondamentali del cristianesimo, ovvero San Paolo, era un ebreo ellenizzato, cioè vale a dire era un ebreo che aveva praticamente assunto tutte le cognizioni del mondo ellenico e che quindi praticamente ha costruito molte concezioni sulla base della filosofia platonica e aristotelica. Ecco perché Platone, anche per questo, Platone e Aristotele, rispetto agli altri autori trattati, sono sopravvissuti in misura molto maggiore che rispetto appunto agli altri. Quindi Aristotele concepì l'etere come il corpo più nobile, più vicino alla divinità, cioè praticamente equivalente dello spazio iperuranico per Platone, mentre al di sotto del motore immobile stavano le divinità dei cieli e degli astri. Appunto, per ogni cielo c'era un astro e quindi per ogni astro una divinità. Quindi veniva in qualche modo in questo sistema mantenuto anche il politeismo, avendo appunto per ogni astro una divinità. Quindi nel terzo libro, poi ribaltando il famoso mito della caverna, Aristotele ne ha tratto un argomento per affermare l'esistenza della divinità, cioè del motore immobile. Quindi, se degli uomini, avendo il mito è ribaltato rispetto a quello platonico, perché immagina praticamente Platone che se degli uomini avessero sempre vissuto in delle caverne sotterranee, avendo però a disposizione gli oggetti migliori che potevano avere, cioè quindi le migliori tecnologie, i migliori oggetti artistici, avendo sentito della divinità, si fossero recati fuori dalla caverna, avrebbero scoperto che in qualche modo la natura era uno spettacolo, costituiva uno spettacolo ancora migliore delle loro migliori tecnologie e oggetti artistici. Quindi, in qualche modo, anche questo mito fa riferimento a molti miti che dicevano che molte popolazioni abitavano nel sottosuolo. Ovviamente, di queste mitiche popolazioni che abitavano nel sottosuolo della Terra, quella l'unica cosa che ci pare plausibile è la situazione ovviamente della Turchia, dei territori in Turchia, della Cappadocia in Turchia, dove abbiamo veramente una serie addirittura di vicoli che costituiscono delle vere e proprie città sotterranee. Quindi, a parte però questa testimonianza, non mi risulta che queste civiltà sotterranee siano realmente esistiti. Quindi, diciamo che volendo semplificare molto, dall'opera di Platone all'opera di Aristotele si passa quindi dal filosofare, dall'attività del filosofare alla filosofia, in quanto la filosofia si costituisce positivamente. Ovviamente tutto questo discorso vale sulla base dell'opera di Andronico di Rodi, perché ovviamente bisogna vedere se Andronico di Rodi non avesse sistematizzato in quella maniera, insieme ad altri, gli scritti di Aristotele, bisogna vedere questo passaggio effettivamente come l'avremmo visto noi.
C'è da dire che mentre Platone aveva potuto dissuadere gli altri, cioè per esempio abbiamo visto Dionisio il giovane aveva già tentato una sistematizzazione del pensiero platonico, quindi in qualche modo mentre Platone aveva già dissuaso tutti dal sistematizzare il suo pensiero, quindi praticamente abbiamo effettivamente un platonismo. Poi vedremo nell'incontro successivo il neoplatonismo, che è qualcosa di molto diverso, perché sono a questo punto due correnti filosofiche in qualche modo distinte. Per quanto riguarda il discorso di Aristotele, a noi praticamente, cioè, i commentatori di Aristotele hanno inglobato l'aristotelismo delle origini. Quindi non abbiamo come nel caso del platonismo, un platonismo differente dal neoplatonismo. Ma praticamente abbiamo un unico aristotelismo. Poi ovviamente ci sono stati vari movimenti neo-aristotelici, ma con ciò non è che possiamo dire che si siano discostati così tanto dall'Aristotele codificato dall'antichità per andare a formare un altro indirizzo filosofico. Quindi, mentre per Aristotele l'insegnamento fondamentale di Platone consiste nello stretto rapporto sussistente tra la virtù e la felicità, il valore di questo insegnamento sta nel fatto che Platone non si limitò a dimostrarlo con delle argomentazioni, ma lo incorporò nella sua vita, vivendo, per esso. Quindi, per Platone l'uomo può raggiungere il bene, che è la stessa felicità, solo mediante una ricerca rigorosa facente capo all'essere in sé. Dunque, Platone non stabiliva solo l'identità tra virtù e felicità, ma anche quella tra virtù e scienza. Ecco appunto che però la virtù ha un ruolo centrale nella filosofia di Platone, quindi praticamente anche la teoria della conoscenza è diretta verso la virtù, e c'è questa identità estrema tra virtù e scienza. Questa, tra l'altro, nell'incontro precedente, potevamo dire che questa identità tra virtù e scienza è entrata, così a fondo, nel nostro modo di parlare che almeno, in Toscana, basta pensare, quando si dice a qualcuno che è ignorante, si dice che, non solo si dice che non sa, ma in qualche modo si allude al fatto che sia cattivo. Quindi, ovviamente, no, ignoranza e cattiveria da una parte si legano, ovviamente dall'altra si legano la bontà e la conoscenza. Quindi, praticamente, in qualche modo, questa equivalenza tra virtù e conoscenza è addirittura entrata, nel nostro modo quotidiano di parlare. Però per Aristotele il sapere non è più la vita stessa dell'uomo che cerca l'essere e il bene, ma una scienza oggettiva che si scinde e si articola in numerose scienze particolari, ognuna avente una sua autonomia. Quindi, se da un lato la filosofia è diventata l'intero sistema delle scienze singole, dall'altro è essa stessa una scienza singola, che è la regina delle altre, non assorbendole e risolvendole in se stessa. Quindi, mentre per Platone la ricerca filosofica dà luogo a successivi approfondimenti, all'esame di sempre nuovi problemi, un cammino in qualche modo, dicevamo, verticale, circa i mondi dell'essere e del valore, per Aristotele essa è diretta alla costituzione di una enciclopedia delle scienze nella quale nessun aspetto della realtà possa essere trascurato. Quindi la stessa vita etica dell'uomo, come abbiamo detto prima, diventa un oggetto autonomo, come ogni altro sapere di fronte alla filosofia. Allora, a questo punto riusciamo a capire qual è la differenza sostanziale tra la concezione di Platone e quella di Aristotele. E questo possiamo farlo se, rientrando nella metafora del sapere che si estende in qualche modo come una città, possiamo pensare a qual era
l'ideale della città platonica. Cioè, Platone ha pensato la città come chiusa dentro le sue mura. Quando ha pensato all'esperienza di Socrate, appunto, della filosofia, ha pensato appunto che i cittadini di Atene volessero mettere Socrate, cioè la filosofia e il dubbio, fuori dalle mura della città. Quindi, tanto per capirsi, la città platonica non ha in qualche modo si racchiude tutta in qualche modo dentro le sue mura, anche perché Platone, diciamo, come abbiamo detto nel precedente incontro, aveva, quando parlava, davanti sempre il modello di Sparta, che era un piccolo villaggio che non aveva addirittura delle mura. Quindi dobbiamo dire che proprio per questo Platone teorizzava che la città, sul modello di Sparta, dovesse essere lontana dalle coste e lontana quindi dai luoghi di scambio commerciale. Proprio perché dallo scambio con il mare, quindi Atene non poteva seguire il modello in realtà della città platonica, e questo lo capiamo chiaramente, infatti il modello era Sparta, dagli scambi commerciali derivava ovviamente una certa corruzione, per cui praticamente dagli scambi commerciali col mare derivava la corruzione, e non solo lo scambio di beni, ma anche lo scambio di valori negativi. Quindi, tanto per capire il modello esatto, per capire quello che voleva dire Platone, come città di mare, potremmo fare un esempio semplicissimo. Potremmo prendere la città di Napoli e capire praticamente la degenerazione dei valori dove può arrivare in una città di mare. Ma potremmo prendere anche New York, che è stata ovviamente, come tutti sanno, l'oggetto, cioè il luogo dello scambio. Tra luogo degli scambi, tra, ormai tanto non si dice nulla di popolare, tra la mafia americana e la mafia italiana. Ma con questo, ovviamente, anche Platone non ha, cioè, ha commesso, diciamo, il grave errore di, come dire, colpevolizzare lo scambio in se stesso. Quindi, in qualche modo, diciamo che il discorso, sebbene una ricerca sulla situazione morale delle città di mare si potrebbe fare. Ecco, tutto questo per dire che invece Aristotele aveva una visione contrapposta, cioè aveva una visione della città che si poteva estendere già allora ben oltre le sue mura, nel senso che pensava in qualche modo che, continuando nella metafora tra la città e il sapere, il centro storico della città del sapere fosse appunto la filosofia, e che da questo centro storico si potessero dipartire tutti i vari saperi. Quindi, se immaginiamo che il centro storico del sapere è la filosofia, dal centro storico si dipartono tutti i vari quartieri singoli, che sono praticamente i luoghi dei saperi specifici. Ecco, che veniamo praticamente a considerare quali sono praticamente le due branche della metafisica, che in particolare, cioè metafisica è un nome che è stato dato dopo agli scritti di Aristotele, perché praticamente dovevano essere gli scritti venivano dopo gli scritti di fisica in uno dei vari riordinamenti che questi scritti hanno avuto, ma ha finito per dire che è qualcosa che va oltre la fisica. Quindi diciamo che in quest'opera di Aristotele si intrecciano due punti di vista, cioè secondo il primo, la filosofia è la scienza che ha per oggetto l'essere immobile e trascendente. Quindi abbiamo detto appunto il motore dei cieli, ed è quindi propriamente parlando quella che noi oggi chiamiamo la teologia, cioè il discorso su Dio, che però Aristotele avrebbe chiamato il discorso sul primo motore,
i motori dei cieli. Quindi, come tale, essa è la scienza più alta perché studia la realtà più alta, ovvero quella divina. Ma intesa in questo senso, la filosofia manca di una universalità e si riduce a una scienza particolare, avente un oggetto che, anche se più alto e più nobile degli altri, non ha nulla a che fare con esso. Quindi il discorso di Aristotele non poteva terminare in una trattazione della situazione del motore e motore dei cieli. Quindi, secondo il secondo punto di vista metafisico, la filosofia deve costituire il fondamento dell'enciclopedia delle scienze, fornendo la giustificazione di qualsiasi ricerca, quindi rivolta a qualsiasi oggetto. Quindi secondo questo punto di vista, la filosofia deve avere per oggetto non una realtà particolare, ma l'aspetto fondamentale proprio di tutta la realtà. Cioè, ontologia vuol dire discorso su quello che c'è, cioè discorso su come è fatta la realtà di tutto. Quindi tutto il dominio dell'essere è diviso, secondo appunto, se all'essere sostituiamo appunto tutta l'estensione della città, il discorso torna lo stesso. Tutto il dominio dell'essere è diviso tra le singole scienze. Mettiamo tutta l'estensione della città è diviso tra i singoli quartieri e vediamo da cosa torna, ognuna delle quali considera un aspetto particolare di esso. Quindi la filosofia sola considera l'essere in quanto tale, prescindendo dalle determinazioni che formano oggetto delle scienze in particolari. Quindi abbiamo in qualche modo la filosofia come sistema che considera quello che è l'essere in quanto tale e non inteso in senso particolare, cioè vuol dire l'oggetto, cioè che la filosofia in qualche modo considera l'oggetto di tutte le scienze, mentre le scienze singole hanno oggetti singoli, per esempio, facciamo un esempio, la sociologia è un discorso sulla società e quindi ha come oggetto, soggetto, la società. In questo caso, praticamente, Aristotele dice che la filosofia deve essere praticamente quella, tra virgolette, scienza che ha come oggetto l'oggetto di tutte le altre scienze. Quindi deve considerare l'essere non in particolare, ma l'essere in generale. Quindi questo concetto della filosofia come scienza dell'essere in quanto tale costituisce davvero la grande scoperta di Aristotele. Essa non solo consente di giustificare il lavoro delle scienze singole, ma fornisce alla filosofia la piena autonomia e la massima universalità, identificandola come presupposto indispensabile di ogni ricerca. In questo senso la filosofia è filosofia prima, ovvero la ricerca del principio per il quale l'essere, ogni essere, la divinità come l'infinita realtà naturale è veramente e necessariamente tale. Ecco che appunto abbiamo anche qui una distinzione tra il possibile e il necessario. Distinzione che avevamo visto in qualche modo all'opera anche nel pensiero di Platone, per cui secondo Aristotele ogni scienza può avere per oggetto il possibile e il necessario. Quindi il possibile è ciò che può essere indifferentemente in un modo o nell'altro, mentre dall'altra parte è necessario ciò che non può essere in modo diverso da quello in cui è. Quindi il dominio del possibile comprende da una parte l'azione che ha il suo scopo in se stessa e dall'altra la produzione che ha il suo scopo nell'oggetto prodotto. E quindi tra le scienze del possibile si possono distinguere quelle pratiche che hanno per oggetto le azioni, come ad esempio la politica e l'etica, quelle poietiche, cioè che pongono, che hanno per scopo la produzione di cose, come ad esempio appunto la poesia. Veniamo ora invece a quelle che l'Aristotele in qualche modo interessano di più, ovvero le scienze del necessario, perché proprio il dominio del necessario appartiene alle scienze speculative o teoretiche.
Quindi, da una parte abbiamo detto la filosofia prima, come la fisica, che viene al di sopra di tutto, come in qualche modo la dialettica in Platone veniva al di sopra di tutte le altre discipline. La matematica, avente per oggetto le quantità discrete numeriche, aritmetica, le quantità continue dell'altro geometria, e poi la fisica che ha per oggetto la materia all'essere. Ovviamente, qui appunto vediamo come ci sia una scala praticamente da ciò che più è a ciò che meno è, cioè tra ciò che meno diviene a ciò che più diviene. Infatti arriviamo appunto a scalare dalla filosofia prima fino alla fisica. Ora appunto la filosofia, se vuole assumere oggetto della sua considerazione l'essere in quanto tale, deve costituirsi per analogia alle altre scienze teoretiche. Quindi il matematico per operare spoglia le cose di tutte le qualità sensibili, peso, leggerezza, durezza, eccetera, riducendole alla quantità discreta, numerica o continua. Il fisico prescinde da tutte le determinazioni dell'essere che non si riducono alla materia o al movimento. In modo analogo, il filosofo deve spogliare l'essere di tutte le determinazioni particolari, quantità, movimento, eccetera, considerandolo solo in quanto essere. Cioè, va a dire che se in qualche modo la matematica deve mettere in parentesi certi aspetti per potersi avere una disciplina matematica, dall'altra parte la fisica ne deve mettere in parentesi certi altri, la filosofia deve mettere in parentesi sia gli aspetti che mette in parentesi la matematica, sia quelli che mette in parentesi la fisica. Quindi, però, come la matematica parte da certi principi fondamentali concernenti il suo proprio oggetto, ovvero la quantità in generale, così la filosofia deve partire da un principio che le è proprio, concernente l'oggetto che le è proprio, ovvero l'essere in quanto tale. Vedremo quale sarà la soluzione di Aristotele, appunto, per identificare e determinare questo essere necessario. Abbiamo innanzitutto il principio di non contraddizione. Allora, il principio di non contraddizione a scanso di equivoci, come abbiamo detto nello scorso incontro, e conoscite stesso, non l'ha inventato Socrate, cioè non l'ha proposto Socrate per la prima volta, ma era già stato proposto da Eraclito. Così bisogna dire che il principio di non contraddizione non l'ha proposto per la prima volta Aristotele, ma l'ha proposto per la prima volta Parmenide. Cioè, in Parmenide il principio di non contraddizione c'è già. È il principio per cui una cosa deve essere una e non un'altra, che detto in questi termini sembra una banalità. Allora io riprendo l'esempio fatto da un filosofo italiano, cioè da Umberto Galimberti, quando spiegava durante appunto una sua conferenza che il bicchiere che utilizza per bere, secondo il principio di non contraddizione, può essere il bicchiere solo quello. Però spiegava Galimberti, se io il bicchiere lo lancio in platea, non è più un bicchiere, ma diventa un'arma impropria. Per cui il principio di non contraddizione, che noi praticamente pensiamo valga universalmente, vale solamente all'interno di determinati ambiti. Per cui in qualche modo il principio di non contraddizione, vedremo quale sarà la soluzione di Aristotele, anticipo subito, serve più che altro per fare scienza, ma non è una verità. Secondo Aristotele, arriverà a dire, diciamo, mitigando la posizione di Parmenide, che aveva detto che il principio di non contraddizione riguarda l'essere, ma lo vedremo. Aristotele arriverà a dire il principio di non contraddizione, se non riguarda l'essere, ci serve per fare scienza, cioè ci serve, se non riguarda una questione ontologica,
ci serve quella questione metodologica, cioè voglio dire, non, cioè, voleva dire Aristotele, non si può avere scienza se non si utilizza il principio di non contraddizione, cioè se non si utilizza un principio che limiti in qualche modo l'oscillazione dei significati per cui una cosa può essere una e al contempo un'altra, cioè per avere scienza bisogna limitare l'oscillazione dei significati tramite appunto il principio di non contraddizione. Quindi, la prima condizione della possibilità di una scienza dell'essere è che sia possibile ridurre i molteplici significati dell'essere ad un unico significato fondamentale. L'essere, infatti, si predica in molti modi. Noi diciamo appunto che sono le quantità, le qualità, le privazioni, le evoluzioni, gli accidenti e persino dell'essere diciamo che è non essere. Tutti questi modi devono essere ridotti ad unità per costituire l'oggetto di una scienza unica. Se si vuole determinare l'unico significato fondamentale dell'essere, bisogna riconoscere un principio che garantisca la stabilità e la necessità dell'essere stesso. E questo è appunto, abbiamo detto, il principio di non contraddizione. Aristotele quindi ha assunto questo principio, in primo luogo in senso ontologico, cioè come principio costitutivo dell'essere in quanto tale, per cui è impossibile che la stessa cosa sia e insieme non sia. Quindi, di prima battuta, Aristotele ha accolto quanto affermato da Parmenide. Poi, ovviamente, siccome di fronte a questa posizione gli piovevano delle critiche, ecco il secondo significato, cioè il senso logico, quello che dicevamo prima. Come condizione di ogni considerazione dell'essere, cioè di ogni pensiero vero, per cui è impossibile che una stessa cosa convenga insieme non convenga ad una medesima cosa, proprio in quanto è la stessa. Cioè, vale a dire, ovviamente, il principio di non contraddizione riguarda ovviamente la verità, cioè la possibilità di stabilire la verità. Quindi Aristotele ha difeso questo principio contro da una parte i megarici, i cinici e i sofisti, che abbiamo visto hanno ammesso la possibilità di affermare ogni cosa di ogni cosa, soprattutto con la dottrina dei paradossi. Ecco, attraverso argomenti paradossali volevano dimostrare che ovviamente era possibile dire tutto e il contrario di tutto. E poi da quell'altra gli eracritei, che hanno ammesso la possibilità che l'essere nel divenire si potesse identificare con un essere. Cioè, ovviamente abbiamo da una parte la critica dei sofisti, che utilizzando il sistema dei paradossi si limita a un aspetto spaziale, quindi non chiama in causa il tempo. Da quell'altra gli eraclitei, come abbiamo visto, per mettere in crisi la questione dell'essere, hanno chiamato in causa lo stesso divenire, cioè il fatto che per esempio, appunto, la stessa legna se la mettono in un fuoco al termine diventa cenere, quindi ovviamente quella che era legna non è più legna, è cenere. Quindi di conseguenza il divenire porta alla corruzione delle cose, per cui le cose variano nel tempo e nello stato, per cui il principio di non contraddizione nel divenire in qualche modo secondo gli eracritei si dissolve. Abbiamo però l'intenzione di Aristotele di giungere a un essere determinato. Quindi, per poter procedere appunto a organizzare questo, tra virgolette, centro storico del sapere, bisogna procedere a individuare qual è l'essere determinato. Ecco che appunto, come dicevamo prima, il principio di non contraddizione può essere difeso e chiarito solo polemicamente, perché come fondamento di ogni dimostrazione. Non può a sua volta essere dimostrato. Si può altresì dimostrare che chi lo nega non dice nulla, affermando l'impossibilità di qualsiasi scienza. Quindi, questo quindi la questione è sempre quella, cioè il principio di non contraddizione è legato alla possibilità della scienza stessa. E questo è infatti l'argomento che ha utilizzato Aristotele contro coloro che negavano il principio di non contraddizione.
Però con ciò ancora non riesce evidente il suo valore di assioma fondamentale della filosofia critica, il principio costitutivo della metafisica come scienza dell'essere in quanto tale. Questo valore risulta invece dalle considerazioni che Aristotele ha svolto a proposito dell'essere determinato. Se per esempio l'essere dell'uomo è stato determinato come quello di animale bipede, necessariamente ogni essere che sia riconosciuto come uomo dovrà essere riconosciuto come animale bipede, afferma Aristotele stesso. Se la verità ha un significato necessariamente, chi dice uomo dice animale bipede, giacché questo significa uomo. Ma se questo è necessario, non è possibile che l'uomo non sia animale bipede. La necessità significa infatti proprio questo, è impossibile che l'essere non sia. Ecco che qui si scorge chiaramente il significato del principio di non contraddizione come fondamento della metafisica. Quindi il principio porta a determinare il fondamento per il quale l'essere è necessariamente, infatti la formula negativa del principio di non contraddizione è impossibile che l'essere non sia. Si traduce positivamente in quest'altra: l'essere in quanto tale è necessariamente. L'essere della metafisica è dunque l'essere necessario. Ovviamente vedremo che per proseguire nel discorso, appunto dicevamo, il principio di non contraddizione fondamentalmente, abbiamo visto, prima affermato in senso ontologico, poi affermato in senso logico, vedremo appunto nel proseguo che Aristotele per fondare la sua metafisica non gli basterà il principio di non contraddizione, ma dovrà appoggiarsi al principio, appunto, alla dottrina della sostanza. Quindi troviamo per l'appunto tre gradi in cui praticamente si presentano le cose naturali, cioè praticamente in qualche modo il necessario, l'uniforme e l'accidentale. Quindi la necessità ha costituito per Aristotele il senso primario, fondamentale dell'essere, quello a partire dal quale tutti gli altri possono essere compresi e distinti. D'altra parte, Parmenide aveva già affermato: l'essere è e non può non essere. Aristotele però non ha inteso questa tesi nel senso che solo il necessario esiste e che non necessario è nulla. Egli ha affermato che solo il necessario è l'oggetto della scienza. Ecco, vediamo arrivare a questa conclusione. E che la scienza, pertanto, riguarda la necessità essendo dimostrativa. Quindi, praticamente lui dice, per quanto riguarda la scienza ha a che fare solo, può avere a che fare con il necessario. Il necessario che praticamente corrisponde all'essere, abbiamo visto nello scorso incontro, all'essere di Platone. Quindi il possibile è da Aristotele ammesso come oggetto di arti o di discipline che hanno solo imperfetto o approssimativo carattere scientifico. Quindi per il filosofo appunto di Stagira l'essere necessario è l'unico oggetto della scienza, mentre di ciò che non è necessario si può avere conoscenza solo nella misura in cui si avvicina in qualche modo alla necessità, manifestando una certa metà o persistenza. Cioè, guardi, questa distinzione è rimasta nei nostri saperi, perché se noi pensiamo a quello che è scienza, sostanzialmente per noi sono scienza sulla base di quanto avevano detto gli antichi greci, fondamentalmente la matematica e la fisica. Cioè, il criterio per giudicare la scienza oggi, la scienza moderna, da quella che non è scienza, è ovviamente il criterio di ciò che è misurabile, cioè non si può avere scienza di quel che non è misurabile. Poi, praticamente, cioè, le scienze, quelle che vengono chiamate in gergo le scienze dure, sono solo la chimica, la fisica e la matematica. Poi c'è stato quell'ampliamento, diciamo, molto discutibile della scienza esatta al campo della biologia. La biologia difficilmente, secondo me, può rispondere a quei criteri che praticamente parlavamo prima,
hanno ammesso Galileo e poi Newton. Di conseguenza, praticamente a monte di queste discipline, che hanno poi a che fare in qualche modo con ciò che noi consideriamo necessario, ma i greci probabilmente sulla fisica avrebbero, sulla fisica e la chimica avrebbero avuto qualche dubbio, sarebbero stati convinti che fosse necessaria la matematica, cioè che fosse indubitabile la matematica, la geometria, la matematica, ma non la fisica e la chimica, quindi probabilmente il criterio dei greci era ancora più stretto. Ma diciamo, a monte di queste scienze si possono creare delle scienze non esatte, diremmo oggi, che praticamente non fanno altro che riscontrare delle regolarità e che però non possono essere annoverate nell'ordine del necessario. Facciamo un esempio, la sociologia, per esempio, può riscontrare delle regolarità, ma non può come scienza portare delle verità necessarie. Quindi è chiaro che Aristotele ammetteva, in qualche modo, come implicitamente avrebbero fatto altri filosofi moderni, penso fra tutti, per esempio, anche Kant, cioè, perché Kant, bene o male, ha sviluppato una teoria della conoscenza, ma poi ha sviluppato anche una teoria estetica e una teoria etica. Quindi, a monte del necessario, si può avere un campo molto esteso di ciò che si intende per uniforme, cioè uniforme laddove si possono riscontrare delle regolarità. C'è poi però anche l'accidentale, che praticamente invece essendo ciò di cui in sostanza non si può avere scienza. Per cui praticamente Aristotele a questo proposito ha affermato: alcune cose sono sempre di necessità ciò che sono, non nel senso di esservi costrette, ma nel senso di non poter essere altrimenti, e qui quelle necessarie. Altre invece sono ciò che sono, non di necessità, ma per lo più, quindi quelle uniformi. E questo è il principio per cui possiamo distinguere l'accidentale quale tale proprio perché non è né sempre né per lo più. Quindi, come si vede, Aristotele ha messo accanto al necessario e all'uniforme anche l'accidentale, ma dell'accidentale non c'è scienza e in ogni caso sia l'accidentale che lo stesso uniforme possono essere distinti e riconosciuti sul fondamento del necessario. Quindi bisogna partire sempre dal criterio della necessità. E quindi arriviamo quindi a quella che è la soluzione per rispondere alle varie polemiche che c'erano appunto, da parte abbiamo visto degli indirizzi diversi, soprattutto per rispondere alla polemica degli Eraclitei, cioè del divenire. Infatti vediamo che mentre Platone aveva incorporato il divenire e l'aveva in qualche modo calato nella trattazione dialogica, cioè nel dialogo, siccome aveva in qualche modo calato in un ambito però spirituale ideale, Aristotele invece però cerca di calare il divenire, cioè trascorrere delle cose, cambiare delle cose proprio nella stessa natura. Quindi deve pensare una natura che tenga presente del divenire, e per far questo deve arrivare al concetto della sostanza. Quindi per Aristotele l'essere necessario è appunto l'essere della sostanza, l'essere che il principio di non contraddizione consente di riconoscere e di isolare la sua necessità della sostanza. Egli ha scritto: quelli che negano il principio di non contraddizione distruggono completamente la sostanza e l'essenza necessaria, giacché sono costretti a dire che tutto è accidentale e non c'è qualcosa come l'essere uomo e l'essere animale. Se infatti c'è qualcosa come l'essere uomo
Questo non sarà l'essere un uomo e non essere un uomo, ma queste saranno negazioni di quello. Uno solo, infatti, il significato dell'essere, questo è la sostanza di esso. Indicare la sostanza di una cosa non è altro che indicare l'essere proprio di essa. Praticamente la sostanza ricopre nel sistema aristotelico la stessa importanza che l'idea ricopriva nel sistema platonico. Quindi vediamo appunto che a partire dalla sostanza si possono fondare appunto tutti i vari saperi. E quindi la sostanza si identifica con l'essere. Il principio di non contraddizione assunto nella sua portata ontologico-logica, cioè prendiamolo qui nei suoi sensi, anche se ovviamente vediamo che in Aristotele è sempre più logico che ontologico, conduce a determinare l'essere in quanto tale, che è l'oggetto della metafisica, ovvero la sostanza. La sostanza è dunque l'essere per eccellenza, l'essere che è impossibile che non sia, e quindi è necessariamente, l'essere che è primo in tutti i sensi. Aristotele ha dunque affermato: la sostanza è prima per definizione, per la conoscenza e per il tempo. Intanto essa è la sola fra tutte le categorie che può sussistere separatamente. Essa è prima per definizione, giacché la definizione della sostanza implicita necessariamente la definizione di ogni altra cosa. È prima per la conoscenza, perché noi crediamo di conoscere una cosa, per esempio l'uomo o il fuoco, quando sappiamo che cosa essa è, più che quando conosciamo il quale, il quanto e dove di essa. Ed anzi, noi conosciamo ciascuna di queste determinazioni solo quando sappiamo che cosa esse sono. Il che cosa è appunto sempre la sostanza. Qui appunto abbiamo altre due determinazioni di Aristotele, ovvero lo scopo e la causa efficiente. Vale a dire che Aristotele nella metafisica ha considerato la sostanza come il principio e la causa, quindi come ciò che spiega e giustifica l'essere di ogni cosa. Secondo il suo punto di vista, la sostanza è la causa prima e l'essere proprio di ogni realtà determinata. Quindi in qualche modo la causa efficiente, ma in qualche modo anche ciò che fa di un composto qualcosa che non si possa risolvere nella somma delle sue parti, quindi è qualcosa di più la sostanza della somma delle due parti, come nel caso della sillaba BA, che non è uguale praticamente alla somma delle lettere BA, avendo una natura propria, che sparisce ovviamente poi avvengono divise le lettere. Quindi diciamo che per Aristotele la sostanza è sempre principio e mai elemento componente, consentendo essa sola di rispondere alla domanda intorno al perché di una cosa. Se si chiede per esempio il perché di una casa, di un letto, si chiede evidentemente lo scopo per il quale la casa e il letto siano stati costruiti. Ovviamente questa è una spiegazione che viene data tutt'oggi, tant'è che addirittura il filosofo italiano Emanuele Severino, in un libro recente sul capitalismo, spiegava insomma con una sua teoria che il capitalismo non può più sussistere perché manca, cioè col tempo, passando il tempo, gli viene a mancare lo scopo stesso per il quale opera. E quindi, praticamente, senza uno scopo per il quale la casa e il letto siano stati costruiti, non possiamo avere, secondo Aristotele, la casa e il letto stesso. Se si chiede invece il perché del nascere, del perire, in generale del mutare, si chiede la causa efficiente, ovvero il principio da cui il movimento si origina. Ma scopo e causa efficiente costituiscono appunto la sostanza stessa della realtà di cui si chiede il perché. Cioè, quindi vediamo che ogni sostanza, in soldoni, ogni sostanza ha una causa efficiente,
cioè qualcosa che la determina, e finalmente uno scopo, cioè una causa finale, cioè il motivo per cui essa esiste in qualche modo. E quindi praticamente vediamo che tramite questa determinazione Aristotele sta determinando l'essenza dell'essere. Quindi l'espressione di cui si è servito per definire la sostanza è ciò che l'essere era. Ciò che l'essere era, cioè praticamente vuole appunto, rispetto a Parmenide, cioè non ciò che l'essere è, ma ciò che l'essere era, perché vuole calare in qualche modo la dimensione dell'essere anche in una dimensione temporale, come se il tempo in qualche modo fosse un ciclo continuo, per cui praticamente le cose si fanno sostanza costantemente, cioè ora vedremo come dalla potenza si passa all'atto e la sostanza è quell'elemento in cui praticamente da una potenza si passa con l'atto a una forma. Quindi in questa formula la ripetizione del verbo essere esprime che la sostanza è il principio costitutivo dell'essere come tale, laddove l'imperfetto era sta ad indicare la persistenza e la stabilità dell'essere, ovvero la necessità di esso. La sostanza è l'essere dell'essere, ovvero il principio per il quale l'essere è necessariamente tale. Ma come essere dell'essere, la sostanza ha una duplice funzione, alla quale corrisponde una duplice considerazione di essa, ovvero logica e ontologica. Quindi dal lato logico, cioè dal lato di ciò che è vero e falso in sostanza, di ciò che è l'essere in cui si determina il limite alla necessità dell'essere. Dal lato ontologico è l'essere come necessità determinante di limite, cioè vale a dire. Dal lato logico, la sostanza è qualcosa che si individua tra gli altri oggetti, cioè per individuare effettivamente l'uomo rispetto agli altri animali, devo dire che l'uomo è animale bipede, oppure devo dire che l'uomo è animale razionale. Quindi, dicendo che l'uomo è animale razionale, ho distinto l'animale uomo da tutti gli altri animali e quindi ho compiuto una determinazione logica. Dal lato invece ontologico, cioè è quell'essere necessitante praticamente, cioè il fatto che comunque, cioè, siccome abbiamo da una parte gli esseri, da quell'altra l'essere, siccome l'essere inteso unitariamente è ciò che fa essere tutti gli esseri. Quindi praticamente, per così dire, per ridurre il discorso, la causa efficiente. Quindi è dunque possibile esprimere la duplice funzionalità della sostanza alla quale corrispondono due significati distinti ma necessariamente congiunti, affermando che dal lato logico la sostanza è l'essenza dell'essere, appunto abbiamo detto, e dal lato ontologico è l'essere dell'essenza. Come essenza dell'essere, la sostanza è l'essere determinato, la natura propria dell'essere necessario, ad esempio l'uomo come animale bipede. Come essere dell'essenza, la sostanza è l'essere determinante, l'esserci necessario della realtà esistente, l'animale bipede come questo singolo uomo. I due significati possono essere compresi sotto l'espressione essenza necessaria, che rende il più esattamente possibile il senso della formula di sopra. Cioè la sostanza è l'essenza necessaria, cioè essenza, cioè vale a dire qualcosa che si è determinato scindendolo da tutto il resto, cioè, abbiamo detto animale, uomo, l'animale razionale l'abbiamo distinto da tutti gli altri animali in quanto razionale, quindi ha una sua essenza, e da quell'altra è necessario, perché comunque l'uomo è praticamente un essere fra gli esseri, cioè vale a dire che praticamente ha una sua necessità derivata dall'essere. E quindi praticamente abbiamo scisso fondamentalmente nella filosofia di Aristotele l'essere dal valore, cioè vale a dire che Platone
con la sua teoria delle idee, aveva immaginato un mondo iperuranico, un luogo iperuranico dove ci sono le cose nella loro perfezione, che mischiandosi alle cose naturali in qualche modo si corrompono e quindi perdono la loro perfezione poi di fatto. Mentre invece qui Aristotele ha messo in evidenza l'intrinseco valore dell'essere, cioè ad Aristotele interessa prima del valore, cioè positivo, negativo, cioè delle cose, interessa il fatto che esse siano. Infatti, praticamente, abbiamo visto in Platone, abbiamo fondamentalmente il bene generale e poi abbiamo i beni, i vari beni. Quindi si partiva dal presupposto che fosse al centro del discorso il valore, quindi le cose perfette, le cose belle, le cose giuste. Aristotele invece interessa determinare qual è il regno dell'essere indipendentemente da ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Quindi praticamente la sua conoscenza o la sua scienza, la sua idea di scienza deve, come si dice oggi, essere più disinteressata rispetto a ciò che è bello, ciò che è giusto, ciò che è bene. Quindi Aristotele ha messo in evidenza l'intrinseco valore dell'essere. La validità che l'essere possiede non gli deriva da un principio estrinseco, come ad esempio il bene, la perfezione o l'ordine, ma dal suo principio intrinseco, ovvero la sostanza. Per Aristotele, quindi, non l'essere sta nel valore, ma il valore sta nell'essere. Tutto ciò che è in quanto è realizza il valore primordiale di un io, l'essere in quanto tale, la sostanza in quanto essere dell'essere. Dà alle più insignificanti e povere manifestazioni dell'essere una validità necessaria, un'assoluta normatività. Essa, infatti, non costituisce il privilegio delle realtà più elevate, ma si ritrova ugualmente alla base, al vertice della gerarchia degli esseri, rappresentando il vero valore metafisico. Poi vedremo che questa distinzione tra le idee perfette, belle, giuste e tutto il resto, che Aristotele in qualche modo qui sembra eludere, la ritroviamo però nella distinzione tra potenza e atto, perché poi da ultimo Aristotele dirà che l'atto è più importante della potenza. Ora vedremo bene questo discorso. E quindi siamo arrivati appunto a poter considerare la sostanza come forma. Secondo Aristotele, come essenza dell'essere, la sostanza è la forma delle cose composte, dando unità agli elementi che compongono il tutto e al tutto una natura propria, diversa da quella degli elementi componenti. La forma delle cose naturali, che Aristotele chiama specie, è dunque la loro sostanza. Come essenza dell'essere, la sostanza è il concetto, logos, o ragion d'essere di cui non possiamo avere né generazione né corruzione, giacché quel che diviene non è l'essenza necessaria della cosa, ma questa o quella cosa. Quindi, come essere dell'essenza, la sostanza è il soggetto, ovvero ciò di cui ogni altra cosa si predica, ma che non può essere predicata di nessun'altra cosa. Questo è interessante perché praticamente abbiamo delle lingue, come ad esempio l'inglese, dove dobbiamo mettere sempre davanti il soggetto. Quindi in questo senso l'inglese è molto aristotelico. E come soggetto è materia, cioè realtà priva di qualsiasi determinazione, possedendo questa determinazione solo in potenza. Come essere dell'essenza, la sostanza è il composto o simmo, cioè l'unione del concetto o forma con la materia, la cosa esistente che nasce e perisce. Quindi abbiamo fatto praticamente nella scorsa serie di incontri per capire che cos'è la sostanza, abbiamo fatto praticamente l'esempio del Davide di Michelangelo, no? Cioè, allora, la sostanza è il Davide.
ma il blocco di marmo che, da cui doveva scaturire il Davide è il Davide solo in potenza. Cioè, vale a dire che prima che Michelangelo intervenga su quel blocco di marmo non è il Davide, è un blocco di marmo. Una volta che Michelangelo interviene sul blocco di marmo, compie un atto per cui dà una forma, che è la forma del Davide, a quel blocco di marmo, per cui praticamente si ha la sostanza del Davide. Ora, questo passaggio però dalla potenza, cioè dalla materia, che possiede effettivamente la forma solo in potenza, all'atto, noi non dobbiamo pensarlo come qualcosa di, cioè, nel senso isolato. Noi dobbiamo pensare che, secondo Aristotele, questi passaggi dalla potenza all'atto avvenivano di continuo. Cioè, abbiamo costantemente dei passaggi dalla potenza all'atto. Quindi basta pensare come questo discorso della potenza dell'atto è entrato nel nostro linguaggio quotidiano. Quando noi diciamo che qualcosa è potenziale, è potenzialmente, cioè quando diciamo qualcosa, cioè facciamo un esempio, sarebbe potenzialmente un grandissimo giocatore di calcio, no? Balotelli sarebbe potenzialmente un grandissimo giocatore di calcio, potenzialmente. Allora, praticamente, differentemente se diciamo Messi è attualmente un grandissimo giocatore di calcio, cioè non potenzialmente, ma attualmente lo è già. Quindi, quando distinguiamo tra qualcosa in potenza e qualcosa in atto, diciamo potenzialmente o attualmente. Quindi si capisce subito, no? Che qualcosa, se è potenzialmente, non è attualmente, se è attualmente, non è potenzialmente. Ora, secondo Aristotele, le cose sono ovviamente o potenzialmente o attualmente, di fatto. Però passano continuamente cioè possono passare continuamente dalla potenza all'atto. Quindi abbiamo sempre questi continui passaggi dalla potenza all'atto. Anche nella generazione, una donna può potenzialmente avere dei figli. Una volta generato il figlio, una donna ha attualmente dei figli, cioè c'è un passaggio costante dalla potenza all'atto, cioè noi prima di nascere eravamo in potenza, adesso siamo attualmente, quindi praticamente siamo passati dalla potenza all'atto, attualmente. Ovviamente ciò che è in atto ha una forma ben precisa, cioè come il blocco di marmo. Prima che Michelangelo ci mettesse le mani, non ha una forma. Dopo l'atto che lo rende attuale di Michelangelo, il blocco di marmo assume una forma ben precisa. E quindi, praticamente, attualmente ha la forma del Davide di Michelangelo. Quindi, la sostanza è dunque soggettivamente ed oggettivamente il principio della necessità. Soggettivamente come essenza dell'essere in quanto ragion d'essere necessitante, oggettivamente come essere dell'essenza in quanto realtà necessaria. Ed ecco che secondo Aristotele in questo modo pensava in qualche modo di essersi liberato nella teoria delle idee di Platone, se non proprio di Platone in toto, comunque almeno della teoria delle idee di Platone. Ma diciamo, e quindi continuiamo a analizzare questo discorso, poi vedremo dove probabilmente Aristotele non si vede. Ecco che secondo Aristotele l'errore di Platone sarebbe consistito nel considerare le specie o idee come sostanze separate, reali, indipendentemente dagli esseri singoli di cui costituiscono la forma e la sostanza. Per Aristotele invece la sostanzialità o realtà della specie è quella stessa dell'individuo, da cui è specie. Secondo Platone, altresì, le specie o idee hanno una realtà propria che non si risolve in quella degli individui circolarmente esistenti, essendo in tal senso sostanze separate.
Ora, qui ultimamente ritorniamo al nostro esempio del Davide di Michelangelo, torna particolarmente bene. Cioè, secondo Platone, e qui praticamente sarà dura, nel senso che sarà dura. Secondo Platone, praticamente il fatto è questo: che Michelangelo, quando mette le mani su quel blocco di marmo, l'idea del Davide, ora, da qualche parte deve essere. Il problema è che Aristotele risponde fondamentalmente. Siccome l'idea del Davide non è da nessuna parte, cioè a parte nella mente di Michelangelo, quando Michelangelo, perché il problema è questo, è molto sfumato, quando Michelangelo mette le mani sul blocco di marmo per fare il Davide, solo quando ha finito c'è il Davide, no? E allora, quello è il Davide, però. Ovviamente la questione è, Aristotele direbbe, ma l'idea del Davide non è, tanto questo è l'argomento di tutti gli empiristi, non sarà mai uguale a quel Davide che Michelangelo ha scolpito. Quindi è inutile, cioè nel senso, è inutile ipotizzare che esista in un mondo iperuranico l'idea del Davide, se tanto l'idea del Davide non è quel Davide lì. Cioè, anche se lui aveva in mente di fare un Davide come l'ha fatto, quello che ha fatto non può essere esattamente uguale a quello che aveva in mente. Chiaro questo discorso? Per cui, di conseguenza, le idee dove sono? Perché poi è questo il problema continuamente esposto. Quindi, però. Resta la domanda, l'idea del Davide dov'è? Cioè nel senso, l'idea del Davide è solo nella mente di Michelangelo. Quindi ovviamente Aristotele direbbe, ma sì, ma c'è nella mente di Michelangelo e c'è poi nel Davide quello che ha realizzato. Quindi non importa che sia da nessun'altra parte. Ovviamente abbiamo visto che la posizione di Platone era diversa. Quindi, per Aristotele, appunto, tali sostanze separate sono impossibili dal momento che esse, in quanto specie, dovrebbero essere universali. Ma è impossibile che l'universale sia sostanza, perché mentre l'universale è comune a più cose, la sostanza è propria di ogni singolo essere, non appartenendo a nessun altro. Ad esempio, se nell'individuo Socrate, che è sostanza, ci fosse un'altra sostanza, uomo essere vivente, si avrebbe un essere composto di più sostanze, il che è impossibile. Cioè, guarda dire, praticamente è impossibile che occorra pensare all'idea del Davide fuori dalla mente, dall'idea del Davide nella mente di Michelangelo e dall'idea del Davide realizzata. Quindi non ha senso pensare a questo mondo dove esisterebbe l'idea del Davide fuori da queste due dimensioni, no? Ovviamente però abbiamo detto, quando abbiamo fatto il primo incontro di questa serie di incontri, abbiamo visto la differenza tra stati psichici, cose materiali e le idee. Quindi ovviamente se Aristotele dice, va bene, l'idea del Davide da una parte nella mente di Michelangelo, sicché tutto sommato può essere anche uno stato psichico, da quell'altra è una cosa materiale una volta realizzata, quindi non mi occorre che sia un'idea, ecco che appunto si vede, no? Come funziona, che l'idea nasce dagli stati psichici e dalle cose materiali, non importa che ci sia di per se stessa, no? E questa è la differenza. E quindi abbiamo appunto la critica alla teoria delle idee, che verte essenzialmente appunto su quattro punti. In primo luogo, mettere un'idea in corrispondenza di ogni concetto significherebbe fare come chi, dovendo contare alcuni oggetti, credesse di non poterlo fare se non accrescendone il numero. Le idee dovrebbero essere infatti in numero superiore agli stessi oggetti sensibili, dovendo tener conto non solo delle sostanze singole, ma anche di tutti i loro modi o caratteri.
In secondo luogo, gli argomenti con cui si dimostra la realtà delle idee condurrebbero fuori idea anche di ciò di cui gli stessi platonici negherebbero l'esistenza, come ad esempio delle negazioni o delle cose transitorie, perché anche di questi abbiamo concetti. Si giungerebbe quindi ad una proliferazione senza posa delle idee. In terzo luogo, le idee sono inutili in quanto non contribuiscono in alcun modo a far intendere la realtà del mondo. Infatti non sono causa di nessun movimento e di nessun mutamento. Affermare che le cose partecipano delle idee non significa nulla, perché le idee non sono principi di azione che determinano la natura delle cose. In quarto luogo, la sostanza non può esistere separatamente da ciò di cui è sostanza. L'affermazione del Fedone, secondo cui le idee sono causa delle cose, è per Aristotele incomprensibile, giacché, anche posto che ci siano le idee, da esse non deriveranno le cose se non per intervento di un principio attivo, appunto l'atto. E dunque, a questo punto, giustamente per fare, in questo caso, l'avvocato non del diavolo, ma l'avvocato di Platone, che non ha bisogno di avvocati, ma insomma, praticamente la questione è questa. Ricordiamo che Platone ha fondato questa teoria delle idee anche sull'immortalità dell'anima. Quindi c'era la questione anche dell'immortalità dell'anima, per cui l'anima poteva aver avuto conoscenza di queste idee anche nelle vite precedenti. Quindi praticamente siccome l'anima immortale partecipa del mondo iperuranico, che è anch'esso immortale e invisibile. Questa era una delle argomentazioni di Platone. E quindi abbiamo in qualche modo l'inversione del platonismo. La scoperta, ovvero della validità intrinseca dell'essere come tale, il riconoscimento per l'essere proprio in quanto essere, non percezione e valore, ha validità necessaria, ha condotto Aristotele a rifiutare la dottrina che separa l'essere dal suo proprio valore, facendo di questo mondo una sostanza separata. Quindi la sostanza aristotelica, anche intesa come forma o specie, non può essere ricondotta all'idea platonica. Essa non è l'idea che, abbandonando la sfera dell'iperuranio, si è calata nell'essere, nel divenire del mondo e acquistando la sua concretezza, ma un principio di validità intrinseco all'essere come tale. È l'essere stesso del divenire del mondo nella sua necessità. Dunque, Aristotele ha realizzato l'inversione del punto di vista platonico. Per Platone i valori fondamentali sono quelli morali, che non sono puramente umani, ma cosmici, costituendo il principio e il fondamento dell'essere. Per Aristotele il valore fondamentale è quello ontologico, costituito dall'essere in quanto tale, dalla sostanza, rimanendo i valori morali ristretti alla sfera puramente umana. Quando Aristotele ha negato che l'universale fosse sostanza, egli ha pensato appunto all'universale platonico, che resta veramente separato dall'essere in quanto diverso. Quel che il filosofo di Stagira ha difeso costantemente contro il platonismo è stato l'intrinseco valore ontologico dell'essere, ovvero la dottrina della sostanza. Quindi siamo arrivati praticamente alla causa dell'essere e del divenire, per cui praticamente si comincia a distinguere tra la causa efficiente e la causa finale, praticamente. Per cui tutto quel che diviene ha una causa efficiente, punto di partenza e principio del divenire. Diviene qualche cosa, ad esempio una sfera o un cerchio, che è la forma o punto di arrivo del divenire, divenendo da qualche cosa che non è la semplice creazione di questa forma, ma la sua possibilità o presenza, chiamandosi materia. Per esempio, l'artefice, ecco un altro esempio rispetto a quello che ho fatto prima, l'artefice che costruisce una sfera di bronzo, come non produce il bronzo, così non produce neanche la forma della sfera. E qui ecco che comincia qualche problema. Che infonde al bronzo e gli dà ad una materia preesistente, il bronzo, una forma preesistente, cioè la sfericità. Quindi mischia praticamente il bronzo con la sfericità. È evidente quindi che la forma o specie che si imprime alla materia non diviene, ma piuttosto diviene l'insieme di materia e forma, sinolo,
che da essa prende nome. La sostanza, come materia o come forma, sfugge al divenire, al quale invece è sottoposta la sostanza come sia. Qui ovviamente qualche ragione ce l'ha anche Platone, perché se il bronzo non diviene, la specificità non diviene, poi va a finire che abbiamo bisogno dell'idea del bronzo e dell'idea della specificità. Chiaramente quello che varia è la composizione del bronzo e della sfericità, cioè l'insieme appunto inteso come sinonimo. Quindi, le quattro specie di cause. Abbiamo appunto una causa prima o sostanza, essenza necessaria, consistente nel concetto e forma. La causa seconda, causa materiale, che è la materia, il substrato, ciò che sta sotto. La causa terza, che è la causa efficiente, cioè il principio del movimento. E poi la quarta causa, che è lo scopo di ogni generazione e di ogni divenire. Quindi abbiamo quattro cause fondamentali. Ora è chiaro che queste quattro cause sono veramente tali solo in quanto si riducono tutte alla prima causa, ovvero alla sostanza, di cui sono determinazione e espressione diverse. Quindi Aristotele ha messo a profitto la dottrina delle quattro cause, accertandosi se, ovviamente, i suoi predecessori avessero scoperto altre specie di cause, tra quelle che ha elencato negli scritti di fisica. Ma la conclusione della sua analisi è che gli altri, per lo più, praticamente, dice, la causa materiale e la causa efficiente sono state ammesse dai fisici che abbiamo visto nel corso dei precedenti incontri. La causa formale da Platone, praticamente la causa prima da Platone, mentre della causa finale ha avuto un certo sentore il filosofo Anassagora. E quindi la funzione che Aristotele ha attribuito conferisce alla sostanza un ruolo significativo. Essa ha acquistato un valore dinamico identificandosi con l'azione creatrice che forma la materia, con la realtà concreta dell'essere singolo, in cui il divenire si compie e con il suo scopo. In questo senso la sostanza è atto, attività e conseguenza. Dobbiamo pensare appunto, come dicevo prima, questo passaggio dalla potenza all'atto, dalla potenza alla forma, dalla potenza all'atto costantemente. E quindi, praticamente, come dicevo, Aristotele ha identificato la materia con la potenza e la forma con l'atto. E quindi, praticamente, quasi dissolvendo l'idea platonica nell'atto cioè mischiando l'idea platonica nell'atto, cioè praticamente riprendendo il nostro esempio di prima, quello che è interessante è che davanti al blocco di marmo, che è in potenza solo è solo il Davide, ma solo in potenza, Michelangelo all'idea di fare il Davide probabilmente, ma quello che interessa di più Aristotele è che con il suo atto forma il Davide. E quindi in qualche modo per Aristotele l'atto di fare il Davide si mischia con l'idea di farlo. È interessante questo aspetto. Quindi la potenza costituisce in generale la possibilità di produrre un mutamento, di subirlo, essendo di due tipi: la potenza attiva, tipica della causa efficiente, consistente nella capacità di produrre un mutamento in sé o in altro, come ad esempio nel fuoco, la potenza di riscaldare, nel costruttore quella di costruire. La potenza passiva, tipica della materia, consistente nella capacità di subire un mutamento, come ad esempio nel legno, la capacità di infiammare ciò che è fragile, la capacità di andare in frantumi. Ovviamente fa anche una distinzione tra alcuni atti, appunto sono azioni, mentre altri sono movimenti,
cioè sono azioni che i movimenti che hanno in se stessi il loro scopo, come ad esempio il vedere, l'intendere, il pensare. Ovviamente questo discorso è anche legato alla logica della lingua greca stessa. Sono movimenti, quei movimenti che hanno fuori di sé il loro scopo, come ad esempio l'apprendere, il camminare, il costruire, che hanno il loro scopo nella cosa che si apprende, nel punto verso cui si vuole arrivare, nell'oggetto che si costruisce. Allora, possiamo rispondere, grazie Aristotele, al problema se venga prima la gallina o l'uovo. Ma sappiamo che la scienza recente sembra affermare che viene prima l'uovo, non la gallina. Quindi, in qualche modo, per Aristotele, se l'uovo è la gallina è solo in potenza, quindi l'uovo è la potenza, la gallina è il latte, cioè la gallina è attualmente, l'uovo è solo potenzialmente la gallina. Quindi, di conseguenza, che succede? Che però, siccome era convinto Aristotele che venisse prima la gallina, perché il latto è la forma compiuta per Aristotele, cioè, vale a dire, riteneva impossibile che cioè, doveva essere il latto come forma compiuta a poter creare, e quindi riteneva impossibile che si potesse partire dalla situazione in potenza. E quindi praticamente che riteneva in sostanza che la gallina venisse prima dell'uovo. Questa, mentre la scienza sembra dimostrare il contrario. Interessante che ci sia, comunque, che sia riuscito a anticipare molte concezioni della biologia. Questo, infatti, tant'è che il termine specie comparirà nel libro L'origine delle specie di Charles Darwin, appunto, eh? Quindi, specie ha avuto successo. Quindi, a questo punto, se abbiamo detto che per Aristotele è meglio l'atto perché è attuale, forma compiuta, eccetera, l'azione perfetta che ha in se stessa il suo scopo è stata chiamata da Aristotele atto finale o realizzazione finale, quindi entelechia, cioè ovviamente quell'azione che non solo si pone come causa efficiente, ma che ha praticamente una causa finale, cioè la causa perfetta deve sapere praticamente cosa sta producendo. Ora, la questione è questa però, che qui abbiamo una sorta di finalismo. Il finalismo, cioè l'idea che le cose siano state progettate per uno scopo ben preciso. Questo sappiamo che molte concezioni attuali hanno smentito che ci sia sempre un fine, uno scopo preciso per cui le cose vengono al mondo, vengono costruite. Bene. Quindi da una parte abbiamo la fisica e la teologia, perché la teologia sta sopra la fisica, in quanto la teologia si occupa del motore immobile e di tutti gli altri cieli, di tutti gli altri cieli che il motore immobile muove, mentre la fisica si occupa dei corpi sublunari, quelli che stanno sotto la Luna. E per cui, praticamente, abbiamo due scienze separate. Questa distinzione durerà per molto, fino addirittura appunto a Galileo. E quindi arriviamo ovviamente alla sostanza immobile, che deve essere necessariamente atto. Perché abbiamo visto che il motore immobile è fondamentalmente atto, cioè deve avere una forma atto preciso. Quindi il movimento continuo, uniforme, eterno del primo cielo, con le regole dei movimenti degli altri cieli, ugualmente eterni e continui, deve avere come sua causa un primo motore.
Siccome, come abbiamo visto nel discorso sulla gallina e l'uovo, praticamente per Aristotele, questo primo motore deve essere un atto, che non può essere in potenza, deve essere un atto, perché se no, se fosse in potenza, ci vorrebbe qualcos'altro che lo trasforma in atto, quindi deve essere un atto. Quindi questo primo motore non può essere a sua volta mosso, perché altrimenti richiederebbe una causa del suo movimento, e questa causa un'altra ancora, e così via all'infinito. Ovviamente sapete, qui è evidente che non si può avere una causa prima, ormai i fisici questo lo sanno, non si può individuare una causa prima, ma siccome non si può individuare una causa prima, nel sistema aristotelico doveva tornare tutto, a un certo punto inserisce il primo motore, perché se no va avanti all'infinito, cioè bisogna capire chi è che muove quello prima e chi è che muove ancora quello prima. Ora però naturalmente nel primo motore inserisce anche l'idea della causa finale, cioè Aristotele dice no, non è possibile che il primo motore abbia organizzato tutto questo senza un motivo preciso. Quindi deve avere come obiettivo il sommo bene, quindi deve avere anche il primo motore, deve avere uno scopo. Quindi il sommo bene, che poi praticamente, se vogliamo ricondurci insomma a qualche esempio, lo troviamo praticamente poi, se non erro, nel verso finale della Divina Commedia di Dante Alighieri, cioè l'amore che muove il sole e le altre stelle, cioè questo amore che muove il sole e le altre stelle, siccome praticamente Dante chiama addirittura Aristotele il maestro di quello che sanno, quindi addirittura, anzi, in alcuni punti lo chiama il maestro di quello che sanno, in altri punti Dante lo chiama il filosofo, cioè gli altri, cioè, non ci sono, cioè c'è solo Aristotele il filosofo. D'altra parte Dante è il poeta. Quindi il poeta è il filosofo. Quindi, praticamente sappiamo che Aristotele ha avuto una leadership della filosofia durante il basso medioevo, cioè durante il periodo della scolastica. E quindi in quel periodo in cui Dante scriveva, Aristotele era il filosofo, non ce n'erano altri. Quindi il primo motore deve avere infinito amore e infinita intelligenza, cioè deve essere l'ente perfetto. E quindi arriviamo all'intelligenza divina. Per cui proprio perché l'uomo si può elevare a essere qualcosa di simile al primo motore, si raggiunge l'ideale aristotelico della contemplazione. Quindi nella contemplazione della natura ci deve essere esposto l'ideale supremo dell'uomo. Ecco, praticamente che quindi il primo motore è anche l'intelligenza divina, proprio perché il caso efficiente, il caso finale. E quindi praticamente, diciamo, qui si conclude il discorso su Aristotele, cioè sulla parte metafisica della sua filosofia. Non possiamo entrare nell'ambito della fisica, nell'ambito dell'etica, motivi di tempo, diciamo due parole sugli stoici. Allora, la questione degli stoici purtroppo è una questione di cui noi sappiamo degli stoici tramite frammenti, è una scuola che si formò ad Atene contemporaneamente, in qualche modo negli stessi dei tempi contemporanei all'Accademia e al Liceo. E praticamente qual è stato la maggior parte delle dottrine degli stoici sono confluite però nel neoplatonismo, perché anche qui c'è stata una forte censura nei confronti del pensiero stoico, tant'è che abbiamo praticamente conoscenza degli stoici solo tramite frammenti, si diceva, e chiaramente il discorso degli avversari. Quindi abbiamo una testimonianza molto vaga. I due stoici più importanti sono Zenone di Cinzio a Cipro e poi praticamente Crisippo,
crisi un po' di Tarso, sempre in Turchia, che è una terra che la Turchia ha una grande rilevanza nella storia del pensiero occidentale e ha una grande rilevanza tuttora, perché chiaramente sappiamo quali sono in Turchia la situazione, insomma, qual è l'importanza della Turchia in questo momento nello scacchiere mondiale. Quindi, il contributo più importante, cioè degli stoici, si è ricominciato a parlare poi effettivamente durante il Novecento, quando addirittura si è scoperto che le teorie di un filosofo del Novecento molto noto, cioè Ludwig Wittgenstein, effettivamente erano state già anticipate dagli stoici. Il loro maggiore contributo, a parte ovviamente il fatto di condurre una vita etica e libera praticamente da qualsiasi condizionamento, tant'è che addirittura gli stoici si suicidavano, dovevano decidere il momento in cui morire, quindi non dovevano avere condizionamenti esterni anche nella decisione di questo. Mi viene in mente l'esperienza di uno scrittore italiano, Cesare Pavese, anche lui del Novecento, praticamente decise che dopo aver scritto l'ultimo racconto, La luna e i falò, si doveva suicidare, cioè, quindi e così ha fatto. Quindi praticamente il contributo maggiore degli stoici alla filosofia, alla logica soprattutto, perché avevano una vasta conoscenza della logica, è stato praticamente i contributi a proposito della logica del linguaggio, cioè la parte della logica si occupa del linguaggio, ovvero la semantica. Ovviamente, purtroppo per motivi di tempo, gli stoici a livello di storia della filosofia non ce l'hanno fatta a costituire un indirizzo in grado di attraversare i secoli, cioè sono spariti nell'antichità e sono ricomparsi durante il Novecento. Il loro nome deriva appunto dalla Stoa, come prima abbiamo detto, Peripatio. Era il luogo da cui praticamente facevano filosofia i peripatetici, e la Stoa, cioè il portico, era il luogo in cui facevano filosofia gli stoici. Ecco, con questo si conclude questo settimo incontro, e praticamente nel prossimo appunto arriveremo a parlare del neoplatonismo e soprattutto di Sant'Agostino, la figura con cui in qualche modo si conclude la filosofia antica e comincia la filosofia medievale, che è prevalentemente teologia, fino ovviamente al Rinascimento e poi l'avvento della filosofia moderna.